Ok, buonasera a tutti. Siamo in diretta su Facebook per questa diretta su Facebook dal titolo Elimina lo stress prima che lo stress elimini te. Mi presento, sono Eugenio Marino, cofondatore di Doctorium. E Doctorium è una piattaforma che permette di fare sostanzialmente due cose. La prima è un video consulto online con specialisti, possiamo contattare medici specialisti, un utente può contattare un medico specialista, uno psicologo, un nutrizionista. E poi permette il monitoraggio dei parametri vitali. Grazie alla partecipazione del dottor Pietro Vicenti, che è uno dei medici specialisti di Doctorium, abbiamo realizzato questa diretta. Io adesso lascerò la parola al dottor Pietro Vicenti, al dottor Gino Tritti e alla dottoressa Sara Perrino per questa diretta sullo stress. Ovviamente, vi invito a fare delle domande ai dottori per qualunque sull'argomento e poi a fine della diretta ci sarà una piccola sorpresa perché regaleremo un consulto con il dottor Pietro Vicenti alle persone che avranno fatto delle domande, avranno seguito la diretta fino alla fine. Faremo una domanda, chiameremo una persona estratta, diciamo, a sorte tra chi ha fatto delle domande. E se ha seguito la trasmissione fino alla fine, regaleremo un consulto con il dottor Pietro Vicenti. Vi lascio in loro compagnia e con me ci vediamo dopo. Grazie a te, Pietro. Eugenio, e qui ci sono gli esami allora. Dovranno fare attenzione i nostri ragazzi che ci seguono perché c'è la domanda. Questo è un trabocchetto. Questo è uno stress per davvero. Stavo riflettendo, credo che tutti siamo riusciti a collegarci 30 secondi prima di questa diretta e tutti quanti con grande stress siamo riusciti finalmente a sederci. Ma immaginate se non avessimo avuto l'ansia, lo stress, cioè quell'insulto che ci ha fatto correre, metterci la camicia, pettinarci, finalmente sederci, non saremmo riusciti ad andare in onda. Perché lo stress è tante volte bistrattato come termine e abusato in medicina. Molto spesso diciamo: no, non ti preoccupare, è una questione di stress, sminuendo. Invece lo stress, io dico, grazie a Dio che esiste, perché ci invita ad una risposta, ad una reazione. Immaginate l'assenza di stress, significherebbe essere distesi piatti. Chissà, forse nell'aldilà saremo forse senza stress. Ebbene, come io lo percepisco lo stress e come sicuramente è individuato in medicina, lo stress è una risorsa. Noi dobbiamo far sì che sia a tutti gli effetti una forza e una risorsa. Ma siccome diciamo, abbiamo in caldo Gino Tritto, Sara Perrino, io faccio qualche piccola premessa dal mio punto di vista medico per capire poi a che serve un gioco di squadra come quello che noi abbiamo per lavorare sugli effetti dello stress, perché effettivamente lo stress, soprattutto quando supera una certa soglia, produce dei disturbi. Stiamo parlando su una piattaforma medica dove ci si occupa di sintomi, ci si preoccupa molto spesso di individuare l'origine di una problematica o di una serie di malattie. E noi in medicina abbiamo una serie di malattie che hanno un nome e cognome. Molte malattie, purtroppo, prima che diventino malattie, sono ancora delle sintomatologie cosiddette MUS, cioè Medical Unexplained Symptoms, cioè sintomi vaghi e aspecifici. Un mal di stomaco che non è da Helicobacter o da eccessi di caffè, una insonnia temporanea, alzarsi stanco al mattino, avere la tachicardia, avere il ciclo mestruale che salta, avere dei periodi in cui ci si sente gonfio, in cui il metabolismo fa i capricci. Tanti sintomi, per esempio, che cerchiamo di individuare con degli esami di sangue o degli esami strumentali per individuare
dei target alterati e invece non troviamo nulla. Quindi spesso pensiamo allo stress. Ebbene, lo stress che cosa fa? Induce nel mio organismo una risposta, quindi significa vitalità, perché insulta un asse, il famoso asse HPA, asse ipotalamo ipofisi sul rene, con la produzione finale di un messaggero di un ormone, anche questo conosciuto, che è il cortisolo. Il cortisolo ha degli effetti buoni, è quello in un certo senso che ci dà vitalità, è quello che ci sprona alla risposta, è quello che ci fa sentire vivi, vitali, è quello che non mi fa avere freddo, quello che mi permette di affrontare le giornate, quello che mi fa rialzare, è quindi l'ormone dell'essere vivo. Ovviamente se io ho un eccesso di cortisolo, a un certo punto andrò ad esaurire la mia risposta difensiva, per cui noi abbiamo da un lato il problema che se lo stress è troppo e esagerato, andiamo in quello che si chiama stress cronico e quindi una serie di disturbi sono collegati allo stress cronico. Se il cortisolo non viene prodotto in maniera adeguata, abbiamo anche lì una serie di sintomatologie, tendenza alla pressione bassa, per esempio, e una serie di altre problematiche. Si può dosare il cortisolo? Certo, ci sono dei laboratori che fanno in maniera non invasiva sulla saliva il dosaggio della produzione di cortisolo nella giornata, in quattro momenti, mattina e sera, mezza mattinata e mezzo pomeriggio. C'è Invio di Milano, per esempio, di Giuseppe Di Fede, ti manda con un semplice kit la possibilità di individuare qual è la tua curva del cortisolo, perché fisiologicamente ne abbiamo un picco nella mattina, si chiama acrofase, fino a che poi pian pianino va a dormire dal tardo pomeriggio alla notte, si chiama acrofase e batifase. Lo stress cronico significa io non ho più quell'alto e basso, ma ho un alto che resta sempre alto, quindi ho un plateau, quindi sto allerta, sto sempre cronico, ha dei riverberi sul corpo e su una serie di sintomatologie. Ma io non voglio fare il test del cortisolo, sono convinto, qualcuno potrebbe obiettare, che non sono solo sintomi fisici che la persona accusa, ci possono essere anche sintomi di altra natura e quindi andiamo a bussare, a scomodare all'emozionale. Ebbene, abbiamo la possibilità anche qui di visualizzare le mie emozioni, di visualizzare quei centri energetici che gli orientali chiamano chakra, che noi occidentali chiamiamo plessi nervosi, che in un certo senso danno indicazioni su come siamo da un punto di vista affettivo, come siamo radicati secondo la bioenergetica. Ebbene, abbiamo anche la possibilità di verificare quanto quello stress emozionale abbia una ripercussione poi su questi centri d'energia, sui chakra, che sono collegati a degli organi. Che vuol dire questo? Che noi possiamo avere una serie di sintomi su base prettamente organica, una serie di sintomi su base prettamente emozionale. L'eziologia spesso è un'emozione alterata negativa. Se io non ho una scarsa considerazione di me stesso, se io non mi faccio rispettare, se io non mi voglio bene, se io non so quello che farò da grande e questa cosa è reiterata e quindi è uno stressore che pian pianino mi tarla il mio cervello, ebbene, quella situazione combinerà dei guai, perché dall'essere su un piano prettamente energetico, quindi emozionale, alla fine andrà a bersagliare un organo. Tant'è che si discute su quali sintomatologie siano spesso di origine psicosomatica e di quali siano di origine somatopsichica, perché noi su questo corpo portiamo i segni di qualcosa che non va a livello emozionale, a livello mentale. In tutto questo, quando io di fronte una persona procedo ad una diagnostica o degli strumenti non invasivi, cerco di capire qual è l'origine, quindi in quel momento, se dovessi parlare in termini matematici, in percentuale, qual è in termini percentuali la maggior problematica, se è più di natura emozionale o è più di natura organica. Fatta questa individuazione con strumenti di diagnostica non invasiva, è chiaro che poi deve partire un percorso di consapevolezza che ti deve portare al benessere, alla guarigione, che include un trattamento. Il trattamento medico qual è? È sicuramente suggerire dei prodotti, degli integratori, dei rimedi omeopatici, perché questo è il mio campo. Bastano da solo gli integratori a risolvere una situazione emozionale alterata o a contrastare gli effetti dello stress? In alcuni casi sì, in alcuni casi no. Ecco quindi
diciamo, il supporto e il collegamento, la relazione, frutto anche di un percorso personale, perché noi spesso non, queste cose non le impariamo sui libri, ma le viviamo sulla nostra persona, poi cerchiamo delle strade. E in queste strade in cui noi viaggiamo, incontri, Gino Tritto, incontri, Sara Perlino. Quindi il lavoro sul corpo e sulle emozioni con le persone si può fare con un iniziale introito di un fitonutraceutico a base di rhodiola, fosfati di serina, cioè qualcosa che vada sulla componente emozionale, ma al tempo stesso, o laddove la problematica necessita di un lavoro un po' più profondo e la persona è pronta, perché in questo ci deve aiutare la consapevolezza, il voler, come dire, guarirsi da parte delle persone, ecco la sinergia con i miei due colleghi con i quali ci interfacciamo e con i quali abbiamo un metodo di procedere, di individuare, di lavorare rispettoso della persona e del percorso e dei tempi di chi sta male, che porta con dei preliminari di indagine prima a dei risultati effettivamente monitorati e misurabili, perché anche i risultati che hanno a che fare con l'emozionale sono graficamente, con dei parametri numerici, misurabili. Dico bene Gino Tritto? Dico bene Sara Perlino? Vi vedo sornioni? Si Pietro, sente? Ah, ok, pensavo di star parlare da solo. E io ho ascoltato questa conferenza di livello universitario. Hai detto una cosa ora, che le persone che stanno male si rivolgono a te e tu suggerisci, oltre alla cura medica con i tuoi prodotti, prodotti omeopatici soprattutto, suggerisci queste persone di curare il loro aspetto, diciamo, soggettivo, e affidi a Sara poi la cura del corpo attraverso i massaggi, che alcuni dei quali sono addirittura li ha addirittura inventati lei, li fa con delle pietre particolari, con degli oli particolari studiati apposta per la persona. Ma al di là della persona che non sta bene, che è interessante lavorare in equipo con un medico e quindi creare una sinergia che porti la persona a star meglio, e è interessante lavorare anche e soprattutto con persone che non vogliono star male, che arrivano prima, che lavorano in prevenzione. E comunque sia, nei due casi ognuno di noi vive... Io non so chi parla. Ognuno di voi, ogni persona vive in due dimensioni. Una dimensione somatica, fisica, che è energeticamente più pesante, e una dimensione più leggera, che chiamiamo una dimensione soggettiva, il livello cosiddetto psicologico. Se noi stiamo male o non stiamo poco bene a livello fisico, l'intervento di Pietro è assolutamente fondamentale, ma è altrettanto importante che la persona inizi a lavorare nel suo ambiente soggettivo, in quella parte che tu hai chiamato di immaginazione, in modo che, così come la malattia, così dicevi bene Pietro, ha origine spesso, è una malattia di origine psicosomatica, diventa salute psicosomatica, cioè inizio a fare un lavoro su di me, a modificare la mia reazione agli eventi e a fare in modo che io raggiunga dentro di me uno stato di benessere che poi si ripercuota a livello somatico. Quindi l'integrazione di noi tre, così come è stato ampiamente dimostrato nei casi che abbiamo trattato, porta certamente ad ottenere dei successi, a far ottenere alla persona una condizione di salute ideale, e a far comprendere la persona lavora con se stessa, e senza che addirittura alcune volte debba parlare di se stessa, perché un professionista guarda il corpo parla sempre, il corpo non mente mai. E quindi, per esempio, il lavoro di Sara porta a te come medico delle conoscenze che magari la persona stessa non sa esprimere, perché tutti si fermano sugli effetti e non vanno oltre, non vanno ad individuare le cause, che possono essere remote, possono essere addirittura ignote o ignorate dalla persona. Non so se sono stato
chiaro o se ho espresso bene, ho introdotto bene, Sara. Assolutamente sì, Gino, grazie anche a Pietro. Sì, non si va mai alla causa, ci si ferma sempre al problema senza andare in fondo, perché poi la causa è quello che genera tutti gli altri problemi. Quindi noi tre insieme, in sinergia, andiamo a lavorare sia sul corpo, sulle emozioni, con delle tecniche di rilassamento che tu stesso, Gino, riesci a introdurre bene, a farle, mentre Pietro con i suoi rimedi omeopatici. Insieme ai massaggi noi introduciamo anche l'aromaterapia, che è importantissima, perché attraverso anche gli odori il cervello riesce ad esprimere e a mettere su le emozioni. Andando a lavorare sul corpo, insomma, la medicina tradizionale cinese, la medicina orientale, comunque ci ha insegnato tantissimo a lavorare su tutto in sinergia, e questo è quello che noi facciamo, lavorare in sinergia sul corpo, sulla psiche, sulla mente. Chiaramente senza invadere la personalità della persona, senza invadere le sue problematiche vere, vengono su così, e quindi va a risolvere il problema. Come diceva Pietro, i chakra sono importantissimi perché collegano poi tutto ai nostri organi, e quindi quando un organo è in deficit energetico ci sono tutti gli altri organi che vanno in aiuto, come tutti insieme lavorano, come in un condominio, diciamo, anche se non è veramente così, e vanno in aiuto all'organo che è in deficit. Quindi in quel momento noi andiamo con la riflessologia plantare o con la riflessologia corporea a lavorare su quell'organo in deficit organico e in deficit energetico. Ed è questo lo stress in eccesso. Quando lo stress è in eccesso, ecco che gli organi hanno i loro scompensi. Noi tre insieme lavoriamo su questo, per riportare tutto in equilibrio, e ce l'abbiamo fatta su molti casi. Siamo riusciti a riequilibrare diverse situazioni insieme. Pietro, hai anche delle slide da farci vedere su questo, no? Senti, ecco lo stress. Non so se riesco a condividere lo schermo, diciamo, su questa piattaforma. E io, prima di provare, per non combinare casini con la diretta, sennò poi Eugenio Marino farà a noi le domande e ci metterà in castigo a me, riflettevo su quello che diceva Gino a proposito del, come dire, l'inversione di tendenza, preoccuparci dell'aspetto salutogenico, no? Perché la tara medica è malore, malattia, terapia, rimedio, ok? Invece, e qui effettivamente, se ragionassimo in termini di salute, e per fortuna si può, grazie a, come dire, delle semplici tecniche, individuare se ci sono delle gelificazioni, direi, quindi delle zone congelate emozionalmente dentro di noi, che magari di qui poi a un certo numero di anni possano trasformarsi in una problematica organica. Ebbene, lavorare su quelli, averne contezza, averne consapevolezza, averne coscienza. Cioè, allora, magari, dice, dottore, io ho un mal di stomaco da un po' di tempo. No, effettivamente, la cosa che più si è portati a fare è di consigliare un farmaco, no? Prima di consigliare il farmaco, bisognerebbe pensare, magari è un eccesso di caffè, sono degli alimenti, è l'eccesso di fumo. Però poi lo stomaco è quello che ci permette di mandar giù, di digerire, di metabolizzare delle situazioni. Ecco, lo stomaco nella dinamica orientale dei chakra è a livello del terzo chakra, che è il cosiddetto plesso solare. Quindi se io ho una situazione che mi sta sul groppone, che non riesco a mandar giù, che non è la pasta al forno che ha fatto mia suocera, o non è la melanzana parmigiana che ha fatto egregiamente Tonia, la moglie di Gino, perché qui si parla di alti livelli di cucina, attenzione, non è quell'alimento, ma è la persona con cui dormo accanto tutte le notti, è il mio capo ufficio,
e il mio collega con cui viaggio tutti i giorni per lavoro, e per chi lavora in ospedale il primario o l'infermiere, il collega, eccetera. E se io quella cosa non riesco a mandarla giù, e vuoi che quell'energia prima o poi non si congeli e possa diventare un qualche cosa che poi andiamo, come dire, in medicina a dare, a etichettare con un termine al negativo, che quando ormai è una franca patologia, è giusto? Quindi quello che tu dicevi e che noi verifichiamo è che magari nel momento in cui chiudiamo gli occhi e facciamo un semplicissimo esercizio, pensa a Gino che non si riesca a fare una mini tecnica a conclusione dell'evento, perché no? Qui sei tu l'artista di questo. Ecco, una modesta tecnica dove io riesco ad andare dentro di me e a ritrovare un nucleo che pensavo consciamente di aver superato, e se io lo risolvo sicuramente eviterò di dar lavoro ai medici. Certo, qui è controproducente, perché significa che molti di noi non lavorano in questa tecnica. Quindi è così, è così. Pietro, io non è una piattaforma questa che non conosco, ringrazio Eugenio, Eugenio, fantastico, di averci invitato, per cui non conosco la piattaforma, non so chi ci sta seguendo. Ho collegato comunque questa diretta con la mia pagina Facebook, dove vedo che ci sono delle persone che ci stanno seguendo, e quindi non so bene come gestire questa cosa. Certamente facciamo una piccolissima tecnica, giusto per avere per fare avere ai nostri ascoltatori una conoscenza, anche se così non approfondita, di quello che noi facciamo. Però prima della tecnica, un esempio, perché ripeto, non conosco, non so bene chi si sta interfacciando con noi, a quale livello possiamo intervenire. Una premessa credo vada fatta sulla integrazione di queste tre professioni. Una persona che non ha dei problemi fisici si rivolge a Pietro, che è un medico, e Pietro chiaramente fa il suo lavoro suggerendo a questa persona dei rimedi perché il suo fisico possa sopportare meglio questa, o gestire o canalizzare questa situazione, la situazione stressoria che sta vivendo. E Pietro suggerisce subito un intervento di Sara, che invece lavora con le sue tecniche di gestione del corpo umano, fa in modo che attraverso dei massaggi particolari o addirittura attraverso la riflessologia riesce ad aiutare il corpo a superare la situazione di disagio, e suggerisce altrettanto di rivolgersi a me e di fare magari un seminario, no? Nel quale in poche ore la persona inizia a fare la pace con se stessa, che è la premessa per iniziare a gestire lo stress, perché come diceva Pietro prima, lo stress è una forza che se noi non riusciamo a canalizzare implode dentro di noi e fa dei danni anche quando dormiamo, perché spesso noi non riusciamo a staccare la spina quando andiamo a letto, ci portiamo i problemi anche a letto. E fare la pace con se stessi è una cosa semplicissima, ma non è facile, perché ci siamo complicati l'esistenza è semplicissima, ma noi ci siamo messi proprio in impegno per complicarcela, per cui perdiamo, come si suol dire, anche il sonno, abbiamo problemi di insonnia proprio perché facciamo entrare nella stanza da letto, nel nostro letto, tutti i problemi, non riusciamo proprio a lasciarli fuori, non solo dalla stanza da letto, ma dalla porta di casa, dove dovremmo portare solo benessere, felicità, portiamo invece spesso i problemi pensando di condividerli con le persone che magari sono a noi care, noi li moltiplichiamo e questi i problemi aumentano. Riuscire a fare una piccola tecnica che ci permette un po' di scaricare il nostro vissuto, diciamo, quello che ci ha portato alla situazione che non ci fa star bene,
è assolutamente suggeribile. La tecnica che io propongo non ha nulla a che fare con la psicologia clinica, la può fare chiunque senza avere un minimo di conoscenza, perché è rivolta alla persona, all'individuo, ed è molto semplice. Intanto la postura è importante, se voi la volete fare, volentieri Pietro, guidiamo le persone a fare una tecnica di pochissimi minuti. Intanto però ci stanno facendo delle domande, Pietro. La signora Michela ci chiede come può interferire sul ciclo mestruale lo stress, mentre la signora Maria Rosaria di Benedetto ci chiede: sono insegnante di yoga e comprendo benissimo ciò di cui state parlando, se volete potete procedere con qualche pratica. Molto bene. La signora Gisella Polisicchio ci dice buonasera, come influisce lo stress sull'assunzione di cibo? Pietro, vuoi intervenire? Qui, su tutte domande interessantissime che aprono altre, come dire, altre trasmissioni. Una cosa semplice, diciamo, che può raccordare e quindi fare una sorta di risposta comune, ma solo per una questione di tempo, è che questi messaggeri, che sono gli ormoni di cui il cortisolo fa parte, essendo dei messaggeri, è come in un'orchestra, devono andare d'accordo fra di loro. Quindi io produco il cortisolo perché poi vado a portare un messaggio ad un altro mediatore, ad un altro messaggero. Quindi ci sono delle correlazioni ormonali, per cui avere un disequilibrio di un ormone nel cronico porta sicuramente a dei disequilibri, per cui è facile aspettarsi un salto mestruale e altre problematiche, perché proprio l'ormone dello stress prodotto dalla corteccia del surrene, quindi dalle ghiandole surrenali, è quello appunto che poi va a dare i messaggi, come se noi avessimo un piccione viaggiatore che va poi alle varie persone, alle varie casette, a portare l'informazione. Quando io prendo l'informazione, metto in atto una contro informazione, quindi ci sono alcuni mediatori che fanno proprio da tramite. Il discorso dello stress cronico, poi nel momento in cui tu produci di continuo quel cortisolo, mantieni in allerta una risposta, una reazione, per cui è da intendersi tanti cosiddetti disturbi organici che poi non hanno una base definita, legato proprio a questo equilibrio, perché come in un'orchestra, se io suono e stono, diciamo, vado a disturbare, come dire, il lavoro, un po' l'esempio del condominio di cui parlava Sara. Ecco, il cortisolo fa questo. Quindi a tutti gli effetti, nel momento in cui io faccio una serie di esami e non trovo delle alterazioni, mi deve venire di pensare che una situazione emozionale reiterata, stressori cognitivi o non cognitivi, come tecnicamente si definiscono, possono essere all'origine di questa situazione. Io, se mi permettete, sono riuscito, come dire, a salvare due immagini. Se condivido lo schermo, vi mostro un allineamento dei chakra prima e dopo una tecnica. Posso? Così, diciamo, mostriamo dal vivo. Allora, dovrebbe essere così, probabilmente. Mostra lo schermo, vediamo un po' se io riesco a condividere il mio schermo, forse così. Che vedete? Si vede lo schermo del computer? No, no. Ora si vede. Si vede il mio desktop? Allora, l'ho chiamato, diciamo, per una questione di privacy, esempio 1, vediamo se me la apre. Oh, questo è un'immagine tratta dall'elaborato di un test a conclusione di un'indagine con uno strumento che si chiama BioWell, che è una indagine che studia energeticamente il grado di stress, lo stato di salute degli organi secondo le regole della medicina cinese, in più dà delle informazioni su qual è la mia condizione energetica dei chakra. Ebbene, noi abbiamo la linea centrale, che è quella dell'allineamento, e poi andando dal basso verso l'alto, dal rosso verso
il viola, noi abbiamo primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo chakra. Allora, a guardarlo così, vediamo subito che c'è un disordine, c'è un disallineamento. Ogni chakra corrisponde ad un'emozione, per esempio il quinto chakra che vedete, questo blu, è in chiusura, quindi è quello della creatività, quello della comunicazione. Quella sta persona è in chiusura, ha tante cose che vorrebbe dire, vorrebbe sfogarsi, vorrebbe urlare al mondo, ma o non riesce a dirle, o non ha trovato il coraggio di dirlo, o è meglio che non parla, diciamo. Che okay. Allora, vedete, così non ci soffermiamo tanto, che cosa succede dopo una tecnica fatta in Eden, e ho chiamato esempio 2. Guardate solo graficamente, senza entrare magari tantissimo in dettaglio, ecco cosa succede a questa persona dopo che ha fatto un lavoro introspettivo dentro di sé, è andata a lavorare sulle emozioni che aveva alterato. Ovviamente questa misura fatta prima e dopo, la persona non è a conoscenza del risultato, proprio per evitare, come dire, di influenzare il risultato. Allora, si vede bene che sono come un condominio, allineati l'uno sull'altro, dal primo al settimo, tutti centrati e soprattutto da un punto di vista della dimensione che chiamiamo l'energia, molto molto nutriti. Quindi che cosa succede? È una situazione in dinamica che a fine dici io mi sento bene, ho lavorato in maniera inconsapevole, in maniera cosciente, incosciente, in quello stadio dove sono andato e solo io so dove sono andato, per cui sono uscito, come dire, composto e allineato. Ok? Questo era solo per mostrare, e poi torniamo alla nostra, come dire, diretta, quello che può succedere, diciamo, a conclusione di un bel lavoro. E voi due che mi state, diciamo, come correlatori, sapete bene che ne potremmo mostrare tantissimi. È molto bello perché... Vai, Eugenio. Scusate, io intervengo soltanto perché sono arrivate tantissime domande. Allora, a parte quelle che ha letto Gino, come può interferire sul ciclo mestruale lo stress, c'è anche un altro. Quanto lo stress può interferire sul sonno, quindi in pratica si parla di insonnia. E qua un'altra, può lo stress influenzare malattie come l'alopecia areata? E un'altra ancora, può aiutare l'agopuntura per appunto eliminare lo stress? Io ve ne faccio due o tre, adesso insomma, non so chi deve rispondere, ma ne abbiamo ancora. Sì, diciamo che quello che dicevo come premessa, Eugenio, d'altronde è lo scopo di questa diretta, diciamo non entrare tanto nel tecnico, ma dare le possibilità di intervento. Cioè lo stress su cui spesso noi, come dire, concludiamo quasi a dire che non si può fare niente, lo stress è responsabile di tante situazioni. L'insonnia, cioè significa che io ho magari un carico di stress esagerato, ho un cortisolo che deve essere alto nella mattinata e poi deve andare dalle 17 alle 18 in poi a nanna, non va a nanna, sono perennemente in allerta. Quindi sicuramente l'insonnia andrebbe indagato qual è il livello di cortisolo nel momento delle 22, per esempio, dove l'ormone della risposta, l'ormone di chi si alza la mattina e deve correre nella savana, quello è, diciamo, il cortisolo, deve andare a dormire, perché noi dobbiamo deporre le armi. Quante volte invece ce lo portiamo, come diceva Gino, nel letto? Quante volte ci portiamo tutto quel carico emozionale nel letto, che non fa altro che roderci la testa? Quindi in un certo senso è avere un rumore e avere un volume sempre molto alto che non riusciamo mai a silenziare. Ebbene sì, io ripeto, quando ci sono molte sintomatologie prima di imbarcarsi in terapie croniche, converrebbe comprendere qual è il suo livello di ognuno di noi di stress. È un classico che magari nel periodo lavorativo, ecco, a proposito dell'insonnia, la persona non dorme, magari in vacanza si rilassa e dorme, ma può avvenire anche il contrario. Tutto sta a sapere quella persona, perché poi ognuno di noi reagisce diversamente dall'altro, quale tipologia è sensibile. E circa l'agopuntura, io più che parlare di agopuntura, che sicuramente funziona, farei parlare Sara, perché diciamo il lavoro che lei fa sui punti di agopuntura è notevole da questo punto di vista. Sì, si può intervenire anche con la digitopressione, che è simile all'agopuntura, praticamente puntiamo il dito lì sul meridiano
sul quale dobbiamo agire. Oppure anche molto spesso con la riflessologia plantare. La riflessologia plantare arriva, noi sotto i piedi abbiamo 7200 punti dove, e sui quali possiamo agire sul corpo, sugli organi, a livello energetico, e quindi lo stress lo andiamo a sciogliere con solo la riflessologia plantare. Per quanto riguarda sia l'insonnia che il ciclo mestruale, bene, lì, come hai detto tu, andiamo a lavorare sulla fascia ipofisi, tiroide, sul rene e anche sull'apparato genitale, che lo troviamo l'apparato genitale sul tallone, e poi abbiamo anche, per quanto riguarda la parte sia dell'utero che dell'ovaio, sul piede andiamo a lavorare tutta questa zona per far sì che il ciclo mestruale non si blocchi, o se si è bloccato lo andiamo a sbloccare, andando comunque a sbloccare tutta la parte dell'ormonale. Per quanto riguarda invece l'insonnia, lavoro anche sulla testa per andare comunque a calmare i pensieri, perché anche quelle sono in continuo flusso, e quindi di notte si continua a pensare sempre allo stesso problema e non si dorme bene, o non si dorme affatto, oppure la mattina ci si sveglia dicendo sono più stanca di ieri, perché non si è ben riposato. Insieme a tutta questa tecnica di riflessologia plantare e anche corporea, aggiungiamo le tecniche di rilassamento che vanno a lavorare nella parte soggettiva. E come abbiamo detto, senza parlare di noi stessi, senza parlare dei nostri problemi, lavoriamo sulla parte nostra soggettiva, e come tu hai fatto vedere nella slide, i chakra si allineano proprio per questo motivo. Adesso, in realtà, per onestà, devo puntualizzare, prima che lo dica Gino, lo correggo io, che quel prima e dopo non è immediatamente dopo 10 minuti di tecnica, ma è dopo un percorso che magari adesso Gino descriverà, a partenza il venerdì e a conclusione la domenica, e voi sapete a cosa mi riferisco, dove la persona ha lavorato e stralavorato su se stesso, non da solo, ma in sintonia, perché questa è anche una cosa da dire bene, perché si crea una tale relazione in quell'orchestra dove tu hai altre persone come te alla ricerca nuovamente della strada che magari pensano di aver perso, e tu vivi con dei livelli energetici tali per cui hai la forza anche degli altri pur non conoscendoli. No. Beh, Pietro, noi siamo fatti di energia come tu insegni, e quando non siamo capaci di trovarla dentro di noi la cerchiamo fuori, spesso perdendo, anzi sempre perdendo del tempo. Riuscire a contattare la nostra energia interiore significa chiaramente aumentare anche non solo la qualità della vita, ma chiaramente la salute. C'è un intervento, ci sono 3 interventi che meritano attenzione. Prima delle spiegazioni che tu mi hai chiesto di dare, Pietro, perdonami, c'è intanto Antonella Nestico che scrive: l'approccio alle problematiche della persona che emergono dal corpo deve considerare l'integrazione con il trattamento specialistico psicoterapeutico. Ciò che può emergere, se non elaborato, potrebbe disgregare l'integrità psicologica, per legge, del soggetto. E ha perfettamente ragione. Va fatto questo tipo di intervento, che esula comunque dalla nostra competenza e dal nostro lavoro. Noi semplicemente proponiamo delle meditazioni, non entriamo nello specifico della psicoterapia o nel campo psicologico, come ho detto in premessa. Certo, l'integrazione con altre figure professionali accelererebbe di certo i processi. Ha perfettamente ragione Antonella Nestico. Mentre la signora Amelio Marino ci chiede: spesso si sente che sotto lo stress si produce di più, è un'illusione? No, è vero, lo stress è una forza,
però a furia di produrre di più poi ci ammaliamo, se pensiamo solo in termini di produzione, perché il corpo ha bisogno anche e soprattutto, se non soprattutto, anche di riposo e di equilibrio. Non siamo nati per produrre, non siamo delle vacche da mungere. È chiaro che produciamo di più, poi cosa come paghiamo i prezzi della produzione esagerata? Se chiediamo di più a noi, poi ne paghiamo il prezzo. La signora Gisella Polisicchio ci chiede: buonasera, come influisce lo stress sull'assunzione di cibo? Io direi, e questa è una materia prettamente tua perché ti occupi di alimentazione, Pietro, io direi che l'alimentazione è solo gestita dallo stress. Noi mangiamo quello che è il nostro, diciamo che il nostro livello psicologico, se mi è concesso utilizzare questo termine, e la nostra cultura ci porta ad introitare dalla bocca quello che invece desidereremmo vedere dagli occhi e dagli orecchi. Spesso è una compensazione, cioè compensiamo con il cibo alcune carenze affettive, relazionali, sociali, di autoaffermazione, eccetera, eccetera. La signora, dunque, c'era un'altra domanda. Però io ripeto, non sono pratico. Sì, c'era una domanda legata a questa. Scusami, Gino, ti interrompo. Legata a questa c'è un'altra domanda: se lo stress può influire sull'aumento di peso? Cioè, assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché la cortisolemia, il cortisolo, ormone dello stress, induce tecnicamente, diciamo, una rarefazione della massa ossea e muscolare, cioè mi consuma il muscolo e l'osso, di controaltare determina una iperattivazione della adiposità viscerale. Nel momento in cui noi aumentiamo il grasso, soprattutto quello viscerale, noi sappiamo che è fonte di infiammazione e buona parte dei nostri mali sono legati a questo killer silenzioso che è la cosiddetta infiammazione sistemica, low grade, di basso grado all'inizio, fino poi ad esplodere. È verissimo quello che tu hai puntualizzato, la dottoressa Nesticò ha puntualizzato. In effetti, molte di queste situazioni, come dicevo prima, sono sintomatologie cosiddette vaghe a specifiche, dove magari sono state già fatte una serie di indagini, per cui molto spesso non se ne viene a capo e potrebbe essere una cosa più semplice, tra virgolette. E tornando al cibo, è verissimo quello che dice la signora e che dici tu, Gino, perché è l'ormone che ci permette di affrontare, quindi quell'ormone ha necessità di benzina, quindi se io ne ho troppo, devo necessariamente trovare qualcosa su cui scaricarlo, e quello è il cibo. È vero anche che la risposta della persona poi allo stress cronico è differente, ma qui andremmo a scomodare le tipologie omeopatiche. Omeopaticamente parlando, secondo la medicina tradizionale cinese, secondo la Ayurveda, e anche qui si potrebbe affrontare un'altra serata, Sara, e dimmi tu se non è così, siamo tipologicamente differenti. Significa che io ho una modalità reattiva agli insulti flogogeni, agli insulti stressogeni, diversa. Quanti di noi, per esempio, arrivano tranquilli ad affrontare una situazione come questa, e quanti di noi invece vanno in ansia ad affrontare una situazione come questa? Quanti di noi fanno la febbre con un picco immediato a parità di insulto batterico virale? Quanti di noi la fanno più larvata, più velata? Quella è la differenza costituzionale che richiama l'embriologia, l'anatomia, richiama quello che è successo nel grembo materno. Ecco. Però qui si aprirebbero tante di quelle porte su cui effettivamente si potrebbe discutere all'infinito. Come dice Umberto Mattini, premesso, scusami Eugenio, invece a me fa dimagrire lo stesso, che è quello che diceva, è proprio la modalità reattiva diversa, perché costituzionalmente siamo diversi. Scatti repentini di umore e irascibilità, e qui la dottoressa Nesticò sicuramente ne sa qualcosa, come no, perché è proprio l'ormone della risposta, della reazione. Io mi alzo e devo correre nella savana perché devo predare. Quindi sicuramente se io sto sempre sotto stress cronico con il cortisolo, non vado a riposare dove mi devo tranquillizzare, io ho necessità. In quel caso io, più che tornare a casa incazzato, scusatemi l'espressione, vorrei prima ad andare in palestra e scaricare su un sacco, per esempio, quel carico
esagerato di nervosismo, di cortisolemia che ho. Quindi in quel caso anche l'attività fisica deve essere commisurata. Se io ho necessità di scaricare, devo dare i pugni a un sacco piuttosto che a una persona. Se io invece ho necessità all'incontrare di rilassarmi, farei uno yoga o pilates. Però sono tutte situazioni interessanti, anche perché è bello, perché lo stress ci accomuna come problematica, ma anche come cultura e come consapevolezza. Basta. Pietro, ti dispiacerebbe ripubblicare quella slide, la prima? La prima? Allora, share screen, vediamo, dovrei essere diventato bravo. Share screen di nuovo, eccolo qui, condividi, poi, ecco, allora, chiudo qui, dovevo averle aperte. Allora, number one, esempio uno, eccolo qui. Ecco. Allora, commentiamo? Tanto non si sa chi è. Pietro, perdonami, io desideravo, se fosse possibile, provare ad immaginare un'energia, che l'energia che entra dal capo, magari, dalla nostra testa, e che deve attraversare tutti i chakra fino all'ultimo per poter poi formare una specie di cerchio a destra e una specie di cerchio a sinistra, che poi è l'aura, no? Provate a immaginare cosa accade in questa persona, no? come può formarsi un cerchio? Mentre grazie a delle tecniche, semplicissime tecniche di rilassamento, che nulla hanno a che fare con la psicoterapia, che certo, integrata con il nostro lavoro, dà dei risultati per davvero incredibili. Pietro, vuoi pubblicare la seconda slide, per piacere? Allora, dunque, esempio 2, post. Qualche secondo. Sì, sì, è normale, sì. Ecco, provate ora l'energia che come scende gradatamente, come permea tutti i chakra e come permette poi la creazione di un semicerchio, a formare da una parte e dall'altra come la metà di una mela, no? Se noi tagliamo una mela. Quella che noi chiamiamo aura, l'aura che Pietro misura anche con i suoi strumenti medicali e che ci dice quanta energia quella persona ha, come la sta usando, se è frastagliata, se invece che colore ha, eccetera, eccetera. E quindi è indicativa anche delle sofferenze degli organi correlati poi ai vari chakra. Ebbene, il lavoro che Pietro mi ha stimolato a farvi fare in diretta, anche se, ripeto, non ho contezza di questo programma. E provate ad immaginare il vostro corpo come fosse un canale, no? E dal quale fare scendere una sorta di energia. La prima cosa da fare, quindi, è tenere i piedi ben piantati per terra. Fatela questa meditazione, dura giusto un paio, la facciamo durare pochissimo, dai. Quindi tenendo i piedi ben piantati per terra, le gambe non sono incrociate e quindi l'energia può scorrere, no? Le mani sono poggiate sulle proprie gambe e quindi anche gli arti superiori, non essendo incrociati, fanno scorrere l'energia e la testa va leggermente inclinata in avanti. E a questo punto, come già ha detto, ci ha suggerito Pietro, noi chiudiamo per un attimo gli occhi. Diamo importanza al nostro respiro, semplicemente non lo modifichiamo, ma diamo importanza, sentiamo l'aria che entra e l'aria che esce e magari facciamo attenzione anche ai nostri pensieri, come sono belli, positivi, oppure ci sono pensieri che ci infastidiscono, che sono disturbanti. Lasciamoli scorrere come fa l'acqua non viene fermata l'acqua del mare, no? Bagna la spiaggia, ecco, non mi viene il termine ora, e poi torna al mare. Facciamo in modo che questi pensieri ci attraversino, non li fermiamo.
e proviamo a portare l'attenzione ora alla zona dei nostri occhi. Teniamo ferma l'attenzione per un attimo lì, alla zona dei nostri occhi. E poi la spostiamo, l'attenzione, e la portiamo al culmine della testa, espandendola per tutto il cuoio capelluto. Ed immaginiamo ora l'energia che scende, dategli un colore se volete, che permea tutto il capo. Staccate la lingua dal palato. Scendete ora, fate scendere questa energia per la gola, qui arriva alle spalle, scende il torace, supera la zona del cuore, supera lo stomaco e arriva nella pancia. Fate scendere questa energia semplicemente dando attenzione alle parti del corpo che vi sto citando. Date attenzione alle vostre cosce e fermate l'energia fino alle vostre ginocchia. Ora superate le ginocchia e andate, portate l'energia nei polpacci e fatela andare nei vostri piedi. Bene, molto bene. Ora immaginate di stare in una scena tranquilla della natura, di campagna, e portate l'attenzione a un particolare di questa scena. Non so, un albero, un fiore, un sasso, l'acqua. Provate ad immaginare di toccare questo elemento della natura. Magari di annusarlo. Se acqua, provate a bere. Bene, ora tirate un bel respiro e riportate l'attenzione ai vostri piedi. Sentite l'energia nei vostri piedi che vuole salire su per le gambe, come se dai vostri piedi uscissero delle radici potentissime che tirano l'energia dalla terra e che piano piano la spingono su per i polpacci, che attraversano le ginocchia, attraversa l'energia delle cosce, va nella zona della pancia, ecco, è nella zona ora dello stomaco, è nella zona del cuore, sentitelo battere in maniera forte e regolare, l'energia supera la gola, riempie completamente il vostro viso, è nella zona degli occhi. Ecco, pronunciate mentalmente il vostro nome e ripetiamo e ripetete a voi stessi, dopo il vostro nome, mi amo e mi accetto così come sono. Io mi amo e mi accetto così come sono. E delicatamente aprite gli occhi. Abbiamo fatto un piccolissimo assaggio di una tecnica di meditazione. La meditazione sapete che è antica quanto l'uomo, solo che noi non abbiamo il tempo per meditare, abbiamo sempre fretta e la fretta credo che sia un'inutile perdita di tempo. Prendersi cura di sé è di fondamentale importanza, c'è un proverbio che dice aiutati che Dio ti aiuta. Concepite Dio come vi pare, come energia, come il Dio ognuno di noi ha. Aiutiamoci a stare bene dentro e vedremo che anche fuori staremo meglio. Ecco tutto qui. Anche perché, per dirla con i buddisti, non avremo più la possibilità di avere un corpo come questo. Quindi giochiamocela adesso questa... È una vita come questa. È bello, io vi voglio raccontare perché sono prepotente e mi sono ritrovato in un campo di grano, ero nudo con i piedi sulla terra
E quando tu hai detto sentite, ho sentito quell'energia della terra, sai, quei giorni di caldo, perché adesso si va in campagna a mietere, c'è questo campo lorato, quell'energia del terreno che mi è salita su, il grano, cioè il grano, il frumento, cioè la ricchezza, il cibo, ecco, il nutrimento dalla terra. Quindi diciamo, ho sentito la terra che mi ha dato nutrimento e mi ha ridato pace, anche quel giallo del campo di grano. Va bene, volevo solo raccontare i fatti. Grazie Eugenio, quindi dobbiamo assolutamente dare la parola a Eugenio. Allora, sì, doveva durare 30 minuti, siamo ad un'ora. Forse perché regaleremo il consulto con il dottore Vicenti, o forse perché comunque l'argomento è interessantissimo, sono arrivate altre domande. E allora, non c'è tantissimo tempo per farvi. Allora, una ve la devo fare assolutamente perché c'è una mia amica qua che mi sta pregando di farvela. E, siccome lei è in gravidanza, vuole sapere se lo stress può influenzare sulla gravidanza e quindi sul feto. Adesso è un feto. Voleva sapere questo. E poi vi leggo due domande, queste, insomma, così potete rispondere. Allora, quanto pensate che i modelli estetici che la nostra società propone o addirittura impone possono influenzare i livelli di stress? Grazie. E l'ultima, buonasera, mi piacerebbe conoscere un parere circa le correlazioni dello stress con patologie importanti, quali carcinomi sensibili agli ormoni. Ecco qua, io vi ho fatto questo. Rispondiamo giusto a queste domande e poi chiudiamo perché ormai è quasi un'ora che insomma. Diciamo che le domande le distribuiamo. La prima mi permetto di rispondere io. La persona che aspetta una vita, no? Ha dentro di sé una vita, quindi sente, ha il privilegio di sentire battere due cuori. Adesso, come hai detto bene tu, Eugenio, è un feto, quindi è come se fosse un organo della mamma, quindi assorbe tutto, è parte integrante della mamma, assorbe tutto, e in pancia prende completamente la struttura emozionale della mamma, le emozioni vengono prima del linguaggio e prima della razionalità. Non è una brutta notizia, è una bellissima notizia, perché in grembo hai il futuro, che attraverso delle meditazioni specifiche può addirittura parlare con la persona in miniatura che porta in pancia. Ecco, io ho finito. Vi posso consigliare anche due tipologie di massaggi in questo caso. Uno è l'infodrenaggio che si può fare, l'infodrenaggio manuale e la riflessologia plantare. Questi sono gli unici due massaggi che durante il periodo di gravidanza si possono fare per andare un po' allo stress, ad acquietarlo, oltre alle tecniche di rilassamento. Prima però, Sara, ti ringrazio. Prima ho detto che si può addirittura parlare con chi porti in grembo. È un lavoro, e spiegava prima Pietro, non c'è tempo per spiegarlo completamente. Per arrivare a parlare ci vogliono più di 10 ore di lavoro su se stessi e con se stessi per poter parlare poi anche con la persona in miniatura che si porta in grembo. Mia figlia ha scelto il suo nome in questa maniera. Sì, puoi addirittura scegliere il nome. Sì. Bene. Certo. E non è magia, è scienza ormai, per fortuna. Circa la domanda dell'oncologia, Eugenio, come tu ben sai, parliamo di un campo molto particolare. Tutto quello che è cronico degenerativo, e qui parla il medico, necessita di una diagnostica precisa, necessita di un percorso canonico, quindi la chemio, la radio, l'intervento chirurgico, le oncologie, perché adesso si parla in molte strutture di oncologia integrata, poi propongono effettivamente dei percorsi nutrizionali, dei percorsi di psicoterapia e o emozionali, di yoga, eccetera. Ci sono oncologie che lavorano in maniera multidisciplinare all'avanguardia, proprio perché tutto quello che può contribuire
a interrompere delle comunicazioni errate nel nostro corpo, a silenziarne alcune, a privilegiarne altre, è effettivamente quello che serve per migliorare lo stato di salute, soprattutto in una problematica cronico-degenerativa, qual è la problematica oncologica. Quindi la risposta è: trovate delle situazioni che ci sono in molte cliniche, anche in cui poi si è seguiti dalle persone molto valide, perché effettivamente si può modulare il livello di stress con dei semplici accorgimenti. Anche qui ci sono delle tecniche di massaggio, Pietro, c'è il cranio sacrale, il Reiki e anche la riflessologia plantare, va benissimo anche in questi casi, perché io ho trattato casi oncologici con queste tre tipologie di massaggi, di tecniche di massaggio. E come dice effettivamente la dottoressa, scusami, Nestico, sto leggendo, la psico-oncologia, che effettivamente è una nuova frontiera. Qui ci sono molte belle esperienze al riguardo, come le campane tibetane nei reparti di oncologia. Cioè, ci sono tante realtà che per anni, diciamo, la cultura ha tenuto offuscato, chiuso, e di tutti i regimi così hanno offuscato molte vie di terapie di cura. Invece adesso a tutti gli effetti c'è il 2020, ci deve insegnare più che prima che tutto quello che è integrato, multidisciplinare, in sinergia nel rispetto alla persona, è il futuro. Ok, io se tutto mi fermerei qui. Ringrazio il dottore Vicenti, ringrazio tutti voi di essere stati qui presenti, ringrazio il dottore Vicenti, ringrazio il dottore Gino Tritta, Sara Perrino, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Pietro, allora facciamo così, regaliamo questo videoconsulto, poi contatteremo noi in privato le persone senza fare la domanda, va bene? Quindi va bene, senza mettere livelli di stress, regaleremo un videoconsulto tra queste domande qua con te, va bene? Eugenio, io ringrazio te, Oslavia e tutta la comunità di Doctorium, tutti gli egregi colleghi che fanno parte di questa grande famiglia, per questa opportunità, e spero che abbiamo molte altre possibilità di integrazione e di scambio, perché noi ci siamo, come dire, divertiti. Speriamo di essere stati efficaci e utili, e magari dopo le vacanze ci riaggiorniamo, perché no? Grazie, grazie, certo. Doctorium, grazie Eugenio. È un vero piacere. Grazie, grazie. Buonasera. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Ciao.